Eccoci ragazzi, in questo fantastico video vediamo come disegnare un mandala in Illustrator. e lo faremo utilizzando una tecnica di disegno chiamata Live Mirror. Prima di iniziare però voglio fare una rapida premessa. Sebbene alcuni software di grafica 2D e 3D integrino funzioni di disegno simmetrico, Illustrator ad oggi non supporta questo tipo di funzione. Ma vedremo nel corso di questa lezione come in realtà sia possibile comunque simulare il disegno simmetrico su più assi tramite un piccolo trucchetto. Ok, iniziamo subito a creare un nuovo documento con una tavola da disegno quadrata di 1000 x 1000 pixel. Ok. Una tavola e facciamo clic su Crea. Perfetto. All'interno dell'unico livello disponibile, ovvero il livello 1, andiamo a creare un quadrato leggermente più grande della nostra tavola. Lo andiamo ad allineare esattamente al centro, quindi utilizziamo il pannello Allinea, impostiamo un allineamento in base alla tavola da disegno, facciamo clic su Allineamento orizzontale al centro e Allineamento verticale al centro. Ok, rimuovo il colore di riempimento del mio quadrato e attivo i righelli con Ctrl Command R. A questo punto vado a posizionare una linea guida al centro in verticale e un'altra al centro in orizzontale, per essere sicuro che le linee siano al centro esatto. Vado ad attivare il pannello Allinea, tasto destro Sblocca guide, seleziono la linea verticale, mi assicuro che l'allineamento sia impostato su Allinea tavola di disegno e faccio nuovamente clic su Allineamento orizzontale al centro. Seleziono l'altra guida e faccio un clic su Allineamento verticale al centro. Ok, adesso abbiamo allineato orizzontalmente e verticalmente le nostre linee al centro esatto della nostra tavola. Ok, procediamo e a questo punto andiamo all'interno del pannello Livelli, selezioniamo l'intero livello 1 facendo un clic su questo piccolo cerchio che andrà appunto ad attivare tutti quanti gli elementi all'interno. Blocchiamo nuovamente magari prima le guide, selezioniamo quindi il livello 1 e andiamo ad espandere il pannello Aspetto, Finestra, Aspetto. A questo punto con il livello 1 attivo andiamo su FX, quindi effetti, andiamo ad applicare un effetto di tipo distorce, trasforma, trasforma. A questo punto all'interno di questa finestra di opzioni attivo l'anteprima, vado a inserire come numero di copie 1 e attivo la voce riflessione X. Do l'ok e a questo punto sulla tavola non è cambiato letteralmente nulla. Ma se in realtà prendo lo strumento matita, per esempio, e vado a disegnare qualcosa qui sulla sinistra, vedi che, come per magia, verrà specchiato anche nel lato destro. Questo perché all'interno della finestra di opzioni vista in precedenza abbiamo indicato ad Illustrator di riflettere il nostro livello 1 sull'asse X, creandone una copia riflessa. Attenzione però, gli elementi specchiati, in questo caso il segmento di destra, non è un oggetto vettoriale. Infatti, se tento di attivarlo, non riesco. Questo perché si tratta solo di un'anteprima e non di una vera e propria copia. Useremo quindi questa fantastica funzione che, come vedi, va a specchiare l'oggetto, in questo caso sull'asse X, solo come anteprima per il nostro disegno. Ok, ti ho mostrato quindi come visualizzare l'anteprima di un disegno riflesso sull'asse X. Ma se volessi fare la stessa cosa sull'asse Y è molto semplice, torniamo a selezionare l'intero livello 1 e andiamo ad applicare un nuovo effetto, quindi FX, distorce, trasforma, trasforma. A questo punto applichiamo un nuovo effetto, attiviamo l'anteprima, inseriamo un numero di copie pari a 1 e andiamo questa volta a riflettere sull'asse Y. E vedi che già l'anteprima mi mostra la riflessione sull'asse orizzontale. Do l'ok. E a questo punto vedi che si sono create copie del nostro disegno che in realtà si trova qui in alto a sinistra e ovviamente queste sono semplicemente delle anteprime, ovviamente non sono selezionabili. Se sei sorpreso non è ancora finita perché il nostro obiettivo è andare a ricreare un mandala che come vedi è composto da ben 16 parti uguali riflesse. Andremo quindi adesso ad inserire ulteriori effetti di trasformazione sui due assi modificando l'angolo di rotazione. Cancelliamo un attimo i nostri tracciati,
attiviamo il livello 1 e a questo punto andiamo ad inserire un nuovo effetto. Distorci e trasforma, trasforma. Il nuovo effetto sarà composto da una copia, andremo a riflettere sull'asse X e andremo a inserire un angolo di 90 gradi. Diamo l'ok e iniziamo a disegnare. Questo è il risultato. Andiamo adesso nuovamente a selezionare il livello, andiamo ad inserire un nuovo effetto, sempre distorci, trasforma, trasforma, andiamo ad inserire come di consueto una copia sull'asse X sempre, però ruotata di 45 gradi, e diamo l'ok. Perfetto. Allora a questo punto dobbiamo andare ad inserire una sorta di griglia e lo faremo manualmente. Questa griglia ci servirà successivamente, quindi andiamo ad inserire un altro livello, lo portiamo sotto e andiamo ad utilizzare lo strumento segmento per fare una cosa di questo tipo. Quindi andiamo ad aggiungere una linea, un'altra dall'altro lato, poi andiamo ad aggiungere una linea verticale, una orizzontale, e adesso dobbiamo andare ad aggiungere altre due linee sempre oblique, però utilizzando come punti di riferimento questa area di intersezione. Ok, prendiamo e trasciniamo, utilizziamo lo strumento di selezione diretta per portare il punto di ancoraggio esattamente nella zona di intersezione opposta. Ok, facciamo magari questa volta, selezioniamo questo elemento, facciamo modifica, copia, modifica, incolla nella stessa posizione, tasto destro, trasforma, riflessione, 90 gradi sull'asse orizzontale, e diamo l'ok. Ok, non abbiamo ancora finito perché mi sono dimenticato di creare una linea che parte da quest'area di intersezione e va a finire su quella inferiore, quindi esattamente qua. Andiamo a vedere se si è allineato correttamente. Perfetto. Comunque, se vuoi evitare tutti questi passaggi, trovi il documento già pronto all'interno della descrizione del video. Adesso andiamo a selezionare il rettangolo esterno alla nostra tavola, rimuoviamo il colore di traccia e siamo a posto. Ok, utilizzeremo questa parte qui, quindi andremo a disegnare solamente all'interno di questa zona che ho evidenziato in giallo. Ok, è il momento di importare la nostra immagine che andremo a ridisegnare. Ok, facciamo clic su un nuovo livello, file, inserisci, selezioniamo l'immagine mandala.jpg che trovi ovviamente in descrizione, facciamo clic su inserisci, portiamo il livello in ultimo piano e lo andiamo a posizionare qui esattamente alla stessa grandezza della tavola da disegno. Ok, magari andiamo a rimuovere il tracciato che si trovava all'interno del livello 1. Perfetto. Ecco, una cosa importante è che devi, quando disegni, quindi quando vai a ridisegnare, assicurarti di essere all'interno del livello 1. Livello 1 a cui ovviamente erano stati applicati gli effetti di riflessione. Andiamo quindi a bloccare gli altri livelli e lasciamo attivo il livello 1. Anzi, prima faccio un doppio clic sul livello 5 e vado ad impostare come all'interno delle opzioni del livello, vado ad attivare la voce template e faccio un clic su ok. Possiamo iniziare quindi adesso a ridisegnare il nostro mandala, e lo facciamo a partire da magari dalla parte superiore, quindi da questo lato, da questo tracciato. Utilizziamo lo strumento, anzi assicuriamoci ovviamente di essere all'interno del livello 1. Selezioniamo adesso lo strumento matita, doppio clic, livello di fedeltà morbido, diamo l'ok e possiamo iniziare a ridisegnare in questo modo. Non ti preoccupare se il tracciato non viene perfetto, perché potrai ovviamente sistemarlo utilizzando lo strumento di selezione, quindi potrai per esempio andare ad avvicinare la visuale, spostare per esempio il punto di ancoraggio, utilizzare le maniglie di direzione per andare a perfezionare il segmento curvo. Qui poi andremo ad applicare uno spessore di traccia diverso, ma intanto andiamo avanti
con il disegno. Quindi andiamo a ridisegnare ovviamente tutti i nostri tracciati. Qui andremo per esempio a creare dei cerchi, qui dei semicerchi, perché ovviamente si andranno a specchiare dall'altro lato, e quindi possiamo proseguire col nostro disegno. Ok, ho creato solo alcuni segmenti, e se vado un attimino a disattivare il livello 5 per esempio, vedi che il nostro disegno è stato in realtà riflesso per tutti quanti i lati. Quindi abbiamo ottenuto in maniera molto semplice un'anteprima di quello che sarà il nostro disegno finale. Riattiviamo ovviamente il disegno di riferimento e andiamo avanti con il ricalco. Possiamo creare un cerchio completo, andare ad inserire due punti di ancoraggio qui e qui, andare poi a rimuovere quelli in eccesso e quindi andare a creare una forma piena che andrà a completarsi in automatico dall'altra parte. Stessa cosa possiamo fare con il cerchio più grande. Ok ragazzi, terminato il disegno e rimossi i livelli in eccesso, abbiamo il nostro mandala, bello che completo. L'unica cosa è che se passiamo in modalità contorno con CTRL o COMMAND Y, avremo questo risultato, ovvero una sola porzione che ovviamente è quella che abbiamo disegnato e che è quella che è stata riflessa su tutti gli assi. Ok, adesso ti svelo un semplice trucchetto per andare a convertire molto velocemente tutto il disegno in un tracciato vettoriale. Ok, andiamo quindi a fare un clic su File, Esporta, Esporta per schermi. A questo punto possiamo decidere di esportare l'intera tavola da disegno, magari in formato JPEG, e andiamo a inserire come scala 4x, in modo tale da esportare l'immagine 4 volte più grande della dimensione della tavola. Andiamo quindi a decidere il percorso in cui verrà salvata la nostra immagine e facciamo clic su Esporta tavola da disegno. Andiamo adesso a creare un nuovo documento, File nuovo. Possiamo creare ancora un documento di 1000x1000 pixel. Facciamo clic su Crea, File, Inserisci. Selezioniamo la cartella e la nostra immagine. A questo punto possiamo fare un clic sull'immagine, andare in proprietà, ricalco immagine e andare a selezionare per esempio un logo bianco e nero. Facciamo clic su ok e il programma andrà a ridisegnare automaticamente la nostra immagine. Ok, espandi, separa, rimuoviamo l'immagine di sfondo e abbiamo realizzato il nostro mandala completamente in vettoriale. Possiamo fare un clic su quest'area qui bianca che è stata creata in automatico e andare a rimuoverla. In questo caso dovremo rimuovere ovviamente tutte le aree bianche, quindi possiamo fare in questo modo: seleziona simile, colore di riempimento, canch. Perfetto, abbiamo ottenuto il nostro mandala completamente in vettoriale. Prima di lasciarci, se il video ti è piaciuto, ti invito a condividerlo con i tuoi amici. Noi ci sentiamo presto con un nuovo tutorial. Ciao da Marco!